è il battistero di San Giovanni Battista di Volterra. La tradizione riferisce che il battistero, posto di fronte alla cattedrale, sia stato edificato dove sorgeva un tempio pagano. Tuttavia di questa notizia non fa menzione il primo documento certo, che parla della pieve battesimale di San Giovanni e che risale all'anno 989. Per quanto riguarda l'esterno, l'ornamento della facciata con marmi bianchi e neri e il relativo portale risalgono al XIII secolo. Sopra l'architrave sono scolpite le teste di Cristo, della Vergine Maria e degli Apostoli e un'iscrizione che porta la data 1283. Dalle pareti esterne è ben visibile, nella parte superiore, la traccia di un innalzamento, forse per contenere meglio lo slancio della cupola. Le notizie di archivio parlano di un interessamento del Brunelleschi per tale opera. L'epigrafe di cronaca dell'accorpamento di Montevoltraio è una lastra di marmo murata sulla facciata del battistero. Le sue funzionalità principalmente sono due. Una è ricordare l'accorpamento fra Montevoltraio e Volterra, avvenuto nel 1252, e l'altra invece ricordare la costruzione della pieve della torre del castello di Montevoltraio. Entrambe le opere furono realizzate da Giroldo da Lugano e questa epigrafe inizialmente si trovava su Montevoltraio e successivamente è stata spostata a Volterra. L'epigrafe recita: Anno Domini 1252, cioè nell'anno del Signore 1252, indizione decima. L'indizione sarebbe un periodo di tempo di circa 15 anni. Tempore potestari, Domini Alberti comitis de Segalare, che sarebbe al tempo del potestà Alberto de Segalare. Viri illustri Volterri civitatis potestatis, uomo illustre della città di Volterra. Eodem Dei Grazia operante, mentre governava il medesimo, comune montis Vultrai, unitum est et coniunctum jurisdictionis communis civitatis Volterre. Il comune di Monte Voltraio fu unito e congiunto alla giurisdizione del comune di Volterra. Et ec ecclesia opus et turris balchi uius arcifacta sunt tempore suprascritto. E questa chiesa e la torre del balco di questa rocca furono fatte al tempo soprascritto. Giroldo de Lugano me fecit, che sarebbe mi fece Giroldo da Lugano. Il Monte Voltraio si trova a 3 km a est dalla città di Volterra e il suo profilo praticamente piramidale è inconfondibile sulle colline circostanti. Si trova al crocevia fra la Valdelsa, che collega Volterra a Siena, e la Valdera, che invece collega Volterra a Firenze. La sua posizione era strategica anche perché sulla vetta si trovava una rocca praticamente inespugnabile, anche per via della composizione geologica di cui è composto il monte, sabbie e calcari, che infatti sulla parte orientale formano una scarpata verticale irraggiungibile. Le prime attestazioni della rocca le abbiamo in un documento del 967 d.C. in cui si attestava che la diocesi di Volterra aveva il dominio su questa zona. Quando poi a Volterra si sviluppò il comune, iniziò la diatriba fra comune e diocesi su chi dei due dovesse governare sulla rocca. Nel 1218 infatti iniziarono le prime battaglie di Volterra contro Monte Voltraio per impossessarsi di quella zona così strategica. Si conclusero poi nel 1256 con la vittoria di Volterra sulla rocca. Quando poi nel XIV secolo Volterra fu sottomessa da Firenze, la rocca rimase comunque nelle mani volterrane. L'ultimo assalto volterrano alla fortificazione di Monte Voltraio si ebbe nel 1427 a mano di Niccolò Piccinino, che la distrusse quasi completamente. Infatti oggi gli unici resti che abbiamo sono le rovine della pieve, del borgo e della prima cinta muraria sulle pendici, mentre sulla cima abbiamo le restanti torri con il balco e le mura.